Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74 e siamo qui oggi in questo nuovo video dei Gormiti! E finalmente, amici, anche i gormiti del popolo del ghiaccio e i gormiti del popolo del vento hanno alle loro spalle i loro lord. Infatti, da oggi potete trovare in tutti i negozi di giocattoli Lord Triton e Lord Helios. E quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, passiamo immediatamente a vedere com'è la confezione di questi Lord. Devo dire che non è cambiata per niente dai Lord che abbiamo visto già la volta scorsa. Vi ricordo, ragazzi, che qui trovate la mia playlist, cliccando qui sopra vi riporterà in una playlist dove ci sono tutti i video dei gormiti che ho fatto finora. Lì troverete i Lord vecchi, nuovi, i personaggi da 8 cm vecchi, nuovi, bustine, torre degli elementi, il bracciale dei gormiti e di tutto e di più. Ho recensito tutto dei gormiti. Tutto! Allora, questo è Lord Triton, ecco qui la sua confezione. Qui vediamo una mossa speciale, ragazzi, guardate un po' che fa, spara l'acqua che poi diventa ghiaccio dal petto, fighissimo. Così è come appare nella serie animata. Che spettacolo, Lord Triton, è veramente bello. Sono molto contento che sono usciti quest'ultimi due Lord. Allora, qui ci sono due raffigurazioni che ci mostrano come attivare la funzionalità per fargli sparare l'acqua dal petto. Qui sotto vediamo altri due lord, il bracciale degli elementi che abbiamo già visto. E quindi, ragazzi, io li vado ad aprire e li vediamo insieme meglio nel dettaglio. Ed eccoci qui, ragazzi, con i nostri lord fuori dalla confezione. E guardate un po' che cosa mi sono messo. Guardate un po' che cosa mi sono messo per invocarli. Il bracciale degli elementi. Ebbene sì, perché dovete sapere che insieme ai lord ci sono anche i due dischi, i due token che sbloccano le funzionalità del bracciale. E visto che il bracciale l'abbiamo visto in questi giorni, perché non invocarli in diretta? Lo accendiamo. Questo è Lord Triton. Sentiamo un po' che ci dice. Triton! Spingiamo qui. Eh sì, questo ha tutta l'idea di essere un fulmine di ghiaccio, ragazzi. Avete sentito come si infrange nel vento? Strush, strush, strush. Bello, bello, bello. Ok, allora, questo era il nostro disco di Lord Triton. Qui abbiamo anche il suo tridente, guardate che bello. Con questo infilzerà tutti i cattivoni. Guardate qua. E questo è Lord Triton. Allora, ragazzi, Lord Triton ha una funzionalità veramente simpatica. Che, come vedete, qui c'è un buchino. Da qui esce un getto d'acqua. Quindi voi dovete alzare questo mantello. Vedete, qui c'è un buco. Qui ci va l'acqua. Ci mettete un po' d'acqua. Io ho fatto la prova in bagno perché altrimenti qui bagno tutto quanto. Dopodiché non dovete fare altro che chiudere le gambe in questo modo, quindi si creerà una pressione che farà uscire l'acqua da questo forellino, quindi una funzione veramente simpatica. Allora, vediamo un po' i dettagli di questo Lord Triton, ragazzi. Intanto i colori sono fantastici, guardate questo arancio qui, come si sposa bene con questo celestino, quest'altra tonalità di blu un po' più scuro, guardate qua, ragazzi, anche il gonnellino rosso con il mantello, fantastico il nostro signore dei ghiacci, veramente bello. Anche la cresta qui, guardate un po' quanto è bella, è colorato molto molto bene, non ci sono difetti di colorazione. Le articolazioni, la testa può ruotare in questo modo, le braccia vengono in fuori, compiono i 360 gradi, c'è anche il piegamento qui al gomito. Le gambe invece non si muovono più di tanto perché sono costrette a questa funzionalità. Ma devo dire che il nostro Lord Triton è veramente fighissimo. Adesso ci mettiamo anche l'arma, mettiamo il suo tridente. Ecco qua, oh mio, quanto mi sento figo con questo bracciale degli elementi, ragazzi. Mi sento proprio un ficone.
Eh sì, domani ci esco. Vado a fare la spesa con il bracciale degli elementi. Ecco qua il nostro Lord Tritium, ragazzi. Allora, ovviamente nella confezione c'è anche la checklist. Questa oramai la conoscete sicuramente tutti. Vedete? Tutta la checklist completa. Quindi le bustine, il bracciale, l'isola di Gorme, la torre degli elementi, i due giganti. Qui chissà se faranno anche i giganti di Lord Helios e Lord Tritium. Questi per esempio non l'abbiamo presi ancora, chissà, chissà, ragazzi. Voi restate sempre sintonizzati, perché con Emiliano 74 c'è sempre una sorpresa dietro l'angolo. E tutto il resto, questi ce l'abbiamo ovviamente tutti. Adesso abbiamo finalmente tutti anche i Lord, abbiamo i guardiani di Gorme e le Hyper Beast. Ok ragazzi, qui c'è il codice che non posso farvi vedere, perdonatemi, ma il codice è legato strettamente al personaggio. Questo serve per sbloccare ovviamente il personaggio nell'applicazione per cellulari. Ok, allora, visto Lord Tritium, adesso passiamo a Lord Helios, ed è bellissimo. Ragazzi, io non mi vorrei sbilanciare più di tanto, ma secondo me Lord Helios è il Lord più bello di tutti. Perlomeno a me piace veramente moltissimo. Guardate qua che linea. Bello, bello, bello. Col suo mantello. Fighissimo, guardate questi bracciali imponenti qui per fendere il vento. È fantastico, ragazzi. Anche la sua criniera qui. Bellissimo, mi piace anche il petto, veramente fantastico, e ha una funzionalità veramente bella. Guardate qua, adesso ve la faccio vedere. Mettiamo l'arma in mano. Siete pronti? Allora, qui possiamo alzare il braccio. Questa va girata, no, al contrario. Giriamo, giriamo, giriamo. Ecco, adesso comincio a fare tic tic tic, sentite ragazzi, tic tic tic, la carichiamo un altro po', la carichiamo un altro po' e... Boom! Guardate quanto va veloce! Oh oh oh! E dura tantissimo, ragazzi, dura tantissimo, guardate che figata! Bello, bello, bello! Potrà prendere il volo grazie al suo scettro! Ok, si è fermato, ok, basta, perché altrimenti mi spettini. Perfetto, bellissimo. Ovviamente anche lui ha il suo disco per invocarlo, che lo proviamo. Abbiamo provato quello di Lord Tritium, perché non provare anche quello di... Tac! Helios! Ha tutta l'idea di essere una tempesta provocata dal nostro Lord Helios. Fantastico. Ok ragazzi, vediamo le articolazioni del nostro dio del vento. Testa a destra e sinistra, le braccia vengono in fuori fin qui, vengono in avanti, indietro, c'è il gomito anche per lui. Stavolta abbiamo l'articolazione anche alle gambe, perché la funzionalità lui ce l'ha sul braccio, quindi le possiamo aprire, spostare in avanti, indietro e al ginocchio. Quindi possiamo anche posare il nostro Lord Helios in una posa veramente figa 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 e dinamica, che ne so, tipo così, e vai, pronto a sfidare i nemici insieme a i gormiti del popolo del vento. Ed eccoli qua tutti e quattro insieme, finalmente riuniti, i quattro lord del popolo della roccia, del ghiaccio, del vento e del fuoco: Kerion, Helios, Tritium e Titano. E perché no, ci mettiamo anche il cattivone qui di Lord Voidus, è un lord anche lui, quindi lo mettiamo un po' più dietro, ma mettiamo anche lui per farveli vedere tutti e cinque insieme. Ragazzi, io spero che la recensione vi è piaciuta. Se così fosse, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina che vi terrà sempre aggiornati con i nuovi video in uscita. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e dai Gormiti!